Buongiorno a tutti, sono Patrizia Zerbi, editore e direttore editoriale di Cartusia. Un saluto naturalmente a tutti i librai indipendenti. Ci sembrava una bella occasione quella di raccontarvi una collana particolare storica di Cartusia che ormai è arrivata in 18 titoli ed è la collana delle storie al quadrato. Questi sono alcuni titoli sull'autismo, l'ospedalizzazione, il diritto dei bambini a parlare, dare voce ai bambini che voi conoscete perché sono già stati presentati, sono stati già nelle vostre librerie. Però volevo raccontarvelo prima di presentarvi due titoli di novità che sono appena arrivati, perché credo che ci sia un percorso nelle storie al quadrato che merita di esservi raccontato. È una serie di albi delicati, leggeri, fatto da grandi autori e da grandi illustratori, illustratrici. È una serie che usa la metafora e il mondo degli animali per raccontare delle storie difficili, complicate, per poter arrivare con parole leggere ai bambini. Sono tutti temi che affrontiamo in modo universale, cioè sono libri che vanno oltre l'argomento, ma che possono avere un'efficacia enorme nel momento in cui c'è il problema. Libri che curano. Questa è una parola che rappresenta molto questa collana. Però per fare questo che cosa facciamo? A monte, e l'abbiamo messo a punto in tutti questi anni, c'è un percorso che noi chiamiamo Focus Group. Lo facciamo in Cartusia, nasce naturalmente dalla collaborazione su tematiche con fondazioni e associazioni, perché questi temi riguardano spesso associazioni e fondazioni particolari che si occupano di quelle tematiche. Il Focus Group rappresenta, fatto con adulti e con bambini, è un viaggio nei vissuti. Questo prima di iniziare a pensare alla parte creativa, all'ideazione, perché ci permette di andare oltre agli stereotipi e ai luoghi comuni, ma entrare dentro profondamente nei temi. Ed è un viaggio che di solito è un'esperienza anche emotiva fortissima, ma è anche quello che ha fatto la differenza. Diventano davvero strumenti terapeutici. È per questo che io ne sono molto orgogliosa. Allora, adesso due novità. La prima, il sogno di Cora. Il sogno di Cora è scritto da Emanuela Nava, che ha fatto molti titoli della nostra collana Storia al quadrato, illustrata da Marco Brancato. Cora è una cagnolina ed è dedicato a cosa questo libro? È dedicato a chi? È dedicato a tutti quei bambini, e l'abbiamo scritto, a tutti i bambini che cercano la verità. Questi bambini che cercano la verità, a cui l'abbiamo dedicato, sono quelli che hanno un genitore, mamma o papà, detenuti. Cora è una cagnolina che lavora in teatro, il padre è scomparso, è una storia appassionante, anche struggente, nessuno gli racconta dove è andato a finire. Il percorso è quello che ti permette di capire che i bambini devono e vogliono sapere. Cora vuole sapere, perché il sapere gli permette poi di riconciliarsi con la verità, che è anche una verità dolorosa. E quindi gli permette di ricominciare a vivere e in questo caso a giocare. Credo che è uno strumento che non c'era e di cui molte famiglie ne avessero bisogno. Però è una storia universale che, guarda caso, parla della rottura, dell'allontanamento. Pagine finali interattive come in tutti i titoli della collana, dove il bambino scrive il suo vissuto. Sempre per temi facili, diciamo. Le malattie rare, ne abbiamo affrontati diversi. Questo è un libro speciale perché l'unicorno è una figura speciale. Ho chiamato Beatrice Masini e Giulia Orecchia. Sono stati fatti dei percorsi bellissimi. Beatrice ha dato forma a un animale magico e alla sua famiglia, perché l'animale magico, in questo caso, fondamentale. Perché si sente diverso, l'unicorno è bianco. L'unicorno è bianco, l'unicorno non si può sporcare, l'unicorno viene spesso lasciato in disparte perché lui stesso ha paura quasi di farsi male. Mentre oggi i bambini devono potersi mettere in gioco, sperimentare, sporcarsi, perché in qualche modo lo sporcarsi rappresenta non farsi male, no? Per i bambini. C'è un segno del coraggio qui, ma il senso anche della,
bisogno di essere accettato nella propria diversità, che credo che sia un messaggio molto importante, trasversale a tantissime difficoltà e a tantissime malattie. C'è un finale a sorpresa, è un finale aperto, perché ti permette di dire cosa sarà, chi diventerà il nostro unicorno bianco. Questo lo può decidere il piccolo grande lettore e questa è una bella scommessa perché tante possibilità gli diamo di essere qualcuno che vuole essere. Finale sempre le pagine di attività. L'amico speciale è una delle cose che caratterizza la sua capacità di essere empatico anche con chi è diverso da te. Temi belli, libri di cui sono orgogliosa. Un saluto a tutti.